Un libro in cui io non vedo meriti stilistici o letterari. Veramente di notte mi è capitato di fare degli incubi. Benvenuti su Voltare Pagina. Ciao a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Io sono Manuela, se questa è la prima volta che passate da qui mi raccomando iscrivetevi subito. Allora, oggi un video rinfrescante, ce n'è veramente bisogno. Fa caldissimo, so già che suderò 7 camicie per registrare questo video, quindi insomma, video freschissimo in cui parleremo di gelato. Allora, vi racconto un po' come mi è venuta l'idea di registrare questo video. In realtà questa idea mi è venuta già qualche settimana fa, prima dell'inizio delle vacanze, quando ancora ero a Parigi, quando ancora non ero partita e quando avevo appunto una gran voglia di gelato. Allora, anche a Parigi per carità si trovano delle gelaterie di gelato artigianale, buono, eccetera, eccetera, però insomma non ce ne sono così tante come magari qui in Italia, dove per lo più in ogni città, in ogni paese c'è una buona gelateria, se non varie buone gelaterie, no? Quindi ecco, avevo questa gran voglia di gelato italiano, di gelato artigianale vero, e mi sono detta vorrei fare un book tag sul gelato. Sono andata a cercare su BookTube per vedere se questo format esisteva già, se qualcuno l'aveva già creato, e effettivamente ho trovato un video che appunto si chiama Book Tag del gelato, quindi ho preso alcune delle domande di questo video, non tutte, come voi sapete, insomma tendo ogni volta che registro un book tag a tagliare delle domande per fare dei video un po' più brevi rispetto agli originali che magari vedo, quindi in questo caso ho mantenuto solo 5 domande. Iniziamo subito con la prima. Fior di latte, un classico. Allora, per rispondere a questa prima domanda vi cito sicuramente e molto volentieri tra l'altro L'amico ritrovato di Fred Ullman. Questo è un libro che adoro, uno dei miei libri preferiti di tutta la vita. Credo che per il momento non vi avevo ancora mai citato questo libro qui su Voltare Pagine. In realtà coloro che mi seguono da prima mi avranno già sentita parlare molte volte di questo libro, che ho avuto occasione di citare e di consigliare molte molte volte sul mio canale precedente. Però ecco, sono contenta finalmente di avere l'occasione di parlarvene qui su Voltare Pagine, perché L'amico ritrovato è davvero un libro che è stato fondamentale e che continua ad essere fondamentale in realtà nella mia vita di lettrice. Questo è un libro che per me è un classico per almeno due motivi. Innanzitutto perché è un classico, per così dire, oggettivamente, nel senso che si tratta di un libro molto conosciuto, molto letto, molto apprezzato e anche studiato a scuola. Molto molto spesso questo libro viene fatto leggere appunto in classe. Il secondo motivo per cui io considero questo libro un classico è che questo libro è un classico proprio per me, nella mia vita personale, per così dire, nel senso che si tratta di un libro che appunto io stessa ho scoperto a scuola, nel senso che l'ho letto per la prima volta alle medie grazie alla prof di lettere delle medie che ce l'ha fatto leggere e analizzare in classe, e a partire da quel momento per me è diventato un grande classico, nel senso che si tratta di un libro che ho letto e riletto mille volte, sempre con la stessa emozione, sempre con la stessa partecipazione, sempre con la stessa commozione anche, devo dire. Allora, questo libro racconta la storia di una grande amicizia, di un'amicizia meravigliosa fra due adolescenti. Siamo nella Germania degli anni 30 e due sedicenni si incontrano a scuola, frequentano la stessa scuola esclusiva. Uno è figlio di un medico ebreo, l'altro appartiene a una ricca famiglia aristocratica tedesca. Questi due ragazzi iniziano a costruire un'amicizia, una relazione veramente meravigliosa, esclusiva, e iniziano a scoprire il mondo insieme proprio attraverso la loro amicizia. Come dicevo, però, siamo nella Germania degli anni 30, quindi a un certo punto la storia con la S maiuscola fa irruzione nelle loro vite e nella loro amicizia e cambia il corso delle cose. Quindi questa intesa magica e perfetta viene spezzata. Non vi dico altro sulla trama, però davvero davvero si tratta di un libro che io vi consiglio assolutamente a tutte le età. Io personalmente, ripeto, l'ho scoperto quando avevo 12-13 anni, non so più esattamente, però insomma ero alle medie, e devo dire che è stato un libro che mi ha cambiata radicalmente per diversi motivi. Innanzitutto perché è forse il primo libro che ho letto con una specie di coscienza da adulta, per così dire, anche se in realtà adulta non ero, ero proprio io stessa in quella fase di inizio della transizione, se vogliamo, no? Verso l'età adulta. Però stavo vivendo degli anni veramente fondamentali per la mia crescita, per la mia formazione, e anche proprio grazie alla prof di lettere che appunto ci aveva fatto leggere questo libro. Quindi
questo libro viene, come dire, a partecipare a un insieme di cose che in quel momento della mia vita mi stavano consentendo, ecco, di acquisire certe consapevolezze, di crescere semplicemente, ed è stata appunto una lettura fondamentale in quella fase particolare e delicata, se vogliamo, anche proprio perché trattava un tema che mi stava molto a cuore, che era quello dell'amicizia, ma dell'amicizia vera, molto diversa da quelle amicizie che in realtà sono semplicemente frequentazioni, quelle cose un po' superficiali. Ecco, proprio in quella fase della mia vita io soffrivo molto la mancanza di un'amicizia così importante, così unica, così intima come quella che viene raccontata in questo libro, e il fatto quindi di leggere in questo libro che un'amicizia così, un'amicizia come quella che io sognavo, desideravo, che mi mancava, potesse esistere, ecco, è stato un momento molto importante sia da lettrice sia proprio come essere umano. Quindi vi ripeto, un libro che è stato fondamentale per me, che continua ad esserlo e che vi consiglio assolutamente. Secondo gusto, seconda domanda, Fragola, un libro con una storia d'amore. Allora, per questa categoria vi voglio citare Aspettando Bojangles di Olivier Bourdeau. Anche questo è un libro che adoro, un libro che vi consiglio assolutamente. È sicuramente uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi anni. Questo libro racconta una storia d'amore del tutto particolare, in realtà, fra due personaggi che hanno anche un figlio, quindi in realtà i personaggi più importanti sono tre. Si tratta di personaggi completamente strampalati, completamente stravaganti, con uno stile di vita completamente atipico. Sono completamente sopra le righe da tutti i punti di vista, nel loro modo di comportarsi, nelle loro abitudini familiari, nel modo di educare il bambino, eccetera eccetera. Quindi ecco, assistiamo all'inizio del libro alla descrizione della vita familiare di questa famiglia completamente strampalata, quindi ci sono dei momenti anche estremamente divertenti che ci fanno sorridere o ridere, e si tratta di personaggi estremamente poetici con abitudini abbastanza allucinanti. Ora, a un certo punto del libro c'è una svolta e assistiamo a una caduta della madre della protagonista femminile verso quella che, per chiamare le cose col loro nome, è una malattia mentale. Quindi ecco, c'è questa svolta che ci fa cominciare ad osservare la storia e i personaggi da un punto di vista diverso. Non vi dico nulla sul finale, che è fra i finali più poetici e più tragici che si possano immaginare, ma davvero ecco, si tratta di un libro che racconta un amore assoluto, un amore incondizionato, un amore più forte di tutto, più forte anche della follia e anche della morte. Si tratta di un libro veramente che vi consiglio, un libro stupendo, leggetelo. Terzo gusto, terza domanda, caffè, un libro che ti ha fatto stare sveglio la notte. Allora, per rispondere a questa domanda, vi voglio citare un libro che io ho letto moltissimi anni fa, quindi in realtà non posso darvi molti dettagli sulle mie percezioni di lettura perché ho un ricordo assolutamente sbiadito. Si tratta di Thérèse Raquin di Émile Zola. Una cosa però è chiarissima e tutt'altro che sbiadita nel mio ricordo, e questa cosa è la seguente: quando io ho letto questo libro, veramente di notte mi è capitato di fare degli incubi sognando certi dettagli che appunto riguardavano un assassinio, che riguardavano un cadavere nel libro che appunto vi sto citando. Per darvi un po' di contesto, probabilmente sapete che Émile Zola è un autore fondamentale della letteratura francese per quanto riguarda una corrente letteraria che è quella del naturalismo, per cui si tratta di un autore che in modo praticamente chirurgico descriveva le situazioni, i contesti, i personaggi con uno sguardo praticamente scientifico, per così dire. Quindi questo è quello che viene fatto in questo libro che è stato pubblicato nel 1867, in cui abbiamo quattro personaggi principali. Non vi dirò molto sulla trama perché in realtà la trama in sé non è particolarmente originale. Abbiamo una ragazzina che cresce con sua zia, a un certo punto sua zia le fa sposare suo figlio, quindi abbiamo questo matrimonio, diciamo, non certo d'amore, e a un certo punto c'è un quarto personaggio, un uomo che interviene, rimescola, diciamo, le carte in tavola, rimescola tutti gli equilibri che pure comunque erano equilibri di infelicità, e a quel punto ci sarà un assassinio, eccetera eccetera. Quindi non vi dico altro per lasciarvi il piacere di scoprire da voi la trama,
però ecco, ripeto, l'originalità e il valore del libro non stanno nella trama, che come vedete non è nulla di particolarmente insolito, ma proprio nel modo in cui vengono analizzati i personaggi e i meccanismi, le dinamiche psicologiche di ciascuno di loro e anche delle relazioni fra di loro. Quindi ecco, quando ho dovuto pensare a un libro per rispondere a questa domanda, no, sul caffè, un libro che mi ha tenuta sveglia di notte, il libro che spontaneamente mi è venuto in mente è proprio questo, perché anche se l'ho letto più di 20 anni fa, ricordo in modo estremamente chiaro ed estremamente lucido che nei giorni in cui stavo leggendo questo libro il testo ha avuto chiaramente una capacità di penetrazione veramente nella mia mente, tale per cui di notte, ripeto, mi capitava di fare dei sogni che erano in realtà degli incubi e rivedevo, ecco, questi personaggi, insomma, in particolare quello che muore assassinato. Quindi ecco, da questo punto di vista un impatto, una potenza assolutamente pazzeschi. Tra l'altro è un libro che ho davvero voglia di rileggere, quindi prima o poi, appena ho un po' di tempo, lo farò, però senza ombra di dubbio questo libro è quello ideale per rispondere a questa domanda. Quarto gusto, quarta domanda, tirami su un libro che ti ha tirato su il morale. Allora, per rispondervi a questa domanda vi citerò un libro che si intitola Ho un fuoco nel cassetto di Francesca Cavallo. Probabilmente la risposta è un po' tirata per i capelli, perché la cosa più giusta probabilmente per rispondere a questa domanda sarebbe quella di citare un libro un po' divertente, un libro capace di tirare su il morale in un momento di tristezza o di scoraggiamento, eccetera eccetera. Il libro che vi sto citando non è un libro divertente, non è un libro che fa ridere, assolutamente no. Si tratta di un libro però, ed è questa l'interpretazione, questa la sfumatura che ho scelto di dare a questa risposta, capace di tirarci sul morale, nel senso di capace di motivarci, ecco, capace veramente di darci grande ispirazione e di motivarci. Probabilmente avete già sentito parlare di questa autrice. Francesca Cavallo è la coautrice di un libro che è stato un bestseller mondiale, un libro con una storia editoriale pazzesca, un libro che si intitola Storie della buonanotte per bambine ribelli, un libro che ha fatto molto parlare di sé, un libro che è stato probabilmente un po' una svolta in una necessaria presa di coscienza del fatto che troppo spesso, storicamente, i libri per l'infanzia sono stati libri imbevuti di maschilismo, di idee direttamente provenienti dal patriarcato, di sessismo, di stereotipi, di discriminazioni. Quindi ecco, quel libro è stato non solo un fenomeno editoriale pazzesco in termini di vendita, ma anche di modalità di pubblicazione, ma è stato un libro fondamentale proprio per questa presa di coscienza, e dopo questo libro effettivamente ci sono stati molti altri libri che si sono ispirati a lui o che lo hanno anche in modo più o meno velato imitato. Ora non voglio dire che questo libro è stato il primo a affermare la necessità di una letteratura diversa per l'infanzia, per carità, non è stato il primo, non è l'unico, eccetera, però ecco, è stato un libro fondamentale da quel punto di vista. Ecco, Ho un fuoco nel cassetto è un altro libro di questa scrittrice, che in realtà è anche un'imprenditrice, che è anche un'attivista, e nel libro che vi sto citando, appunto Ho un fuoco nel cassetto, lei racconta precisamente la sua storia. Quindi si tratta di un libro estremamente interessante, devo dire la verità, un libro in cui io non vedo meriti stilistici o letterari, però un libro estremamente interessante e importante dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista della storia raccontata. È davvero di grande ispirazione leggere questo libro, leggere questa storia di Francesca Cavallo. Francesca racconta la sua storia a partire dalla sua infanzia e poi il modo in cui lei ha costruito la sua identità, il modo in cui lei ha deciso di intraprendere determinate attività economiche. Lei è nata e cresciuta nel sud, poi però si è trasferita a Milano, è passata negli Stati Uniti, dove è diventata appunto un'imprenditrice di grandissimo, grandissimo successo. Quindi la sua è una storia di grande successo, ma non solo di successo. E uno dei messaggi importanti che Francesca Cavallo dà è proprio questo, cioè non è importante non avere mai un dubbio, non avere mai un fallimento, anche perché è impossibile non avere mai un dubbio o non subire mai un fallimento. Ciò che conta veramente è il modo in cui reagiamo
ai dubbi, alle incertezze e ai fallimenti, perché da lì appunto si può ripartire con più slancio per nuovi progetti, per nuovi successi, se riusciamo a trarre gli insegnamenti giusti dagli errori che facciamo, no? E se non ci lasciamo scoraggiare appunto dal primo ostacolo, dal primo impedimento, dal primo fallimento. Quindi ecco, da questo punto di vista si tratta di un libro estremamente interessante, perché la storia di questa donna è interessante di per sé, ma anche proprio per i messaggi che possiamo trarre e che possiamo cercare di applicare concretamente alla nostra vita. Io devo dirvi che ho avuto l'onore e il piacere di intervistare Francesca Cavallo sul canale che avevo lanciato molto prima di lanciare Voltare Pagina, quindi vi lascerò qui sotto in descrizione il link dell'intervista che avevo fatto con questa autrice, perché è davvero di grande ispirazione. Quinto e ultimo gusto, cioccolato, un libro confortante e che crea dipendenza. Allora, qui senza ombra di dubbio vi voglio citare Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Si tratta di un classico meraviglioso della letteratura universale, un libro fantastico che io vi consiglio assolutamente, che secondo me va letto almeno una volta nella vita. Così come vi dicevo prima per L'amico ritrovato, anche Il piccolo principe è un libro che io ho letto, riletto, riletto, riletto mille volte, un libro che amo e che rileggo sempre, tra l'altro, con la stessa emozione. Si tratta di un libro molto spesso considerato un libro per bambini, perché ha l'aspetto così di una favola, con un personaggio protagonista assolutamente commovente, molto poetico, ma in realtà, come dico sempre, si tratta di un libro perfetto e adatto per tutte l'età, anzi forse ancora più adatto per gli adulti, nella misura in cui gli adulti possono o dovrebbero poter accedere a livelli di significato più profondi che, ecco, non sono accessibili ovviamente per i bambini, no? Ma in realtà, ecco, si tratta di un piccolo trattato filosofico travestito da favola per bambini, in cui vengono affrontati tutti i temi fondamentali della vita umana, tutti: l'amicizia, l'amore, il senso della vita, anche la morte. Il tema dell'amore è affrontato attraverso la relazione del piccolo principe con la rosa, il tema dell'amicizia è affrontato attraverso la relazione del piccolo principe con la volpe, ci sono poi tutti i personaggi che il piccolo principe incontra sui diversi pianeti che visita, e ogni personaggio incarna una caratteristica o un difetto dell'uomo, e quindi ecco, ogni personaggio in realtà ci può far riflettere molto. Si tratta di un libro brevissimo che si legge in un attimo, però ripeto, estremamente poetico, estremamente profondo e che davvero non si dimentica, per cui se l'avete letto tanto tempo fa vi consiglio davvero di rileggerlo, e se non l'avete mai letto vi consiglio di leggerlo, perché ripeto, secondo me questo è un libro che va letto almeno una volta nella vita e indipendentemente dall'età. Ecco, non crediate che si tratta di un libro solo per bambini, tutt'altro. E per me appunto è, come dice la domanda, confortante, perché questo personaggio del piccolo principe è estremamente poetico e tenerissimo e che crea dipendenza, ecco perché l'ho letto così tante volte che davvero si può dire che questo è un libro che almeno per me crea dipendenza. Allora, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e poi naturalmente vi invito a lasciarmi i vostri commenti qui sotto. Voi sapete che io sono sempre molto molto contenta di leggervi e di rispondervi. In questo caso mi piacerebbe sapere naturalmente qual è il vostro gusto di gelato preferito, o ecco, più letterariamente, sapere quali sono i libri che voi associate a questi gusti che ho citato in questo video. Noi ci ritroviamo prestissimo con il prossimo video, un bacio!